Questo video parla di ricorsione, quindi se ti interessa, continua a guardare questo video perché l'introduzione sarà un po' lunghetta, altrimenti non si capirebbe il contesto e non capiresti neanche perché qua ho un po' di pattume. E impattando su quello che sarà poi la soluzione, quindi l'introduzione lunghetta è un po' necessaria. Iniziamo. In più di un'occasione ho condiviso con voi uno dei miei passatempi, l'ex arcana. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un gioco di ruolo fatto sulla falsariga del famosissimo D&D. Seppur molte delle meccaniche di gioco siano differenti, tra l'altro proprio dietro di me questi fogli qua sarà l'avventura che dovrò masterare domani. Vabbè, quello è un altro discorso. Anzi no, è correlato con questo video, perché come tutti i giochi di ruolo si tirano una marea di dadi. Guardate qua, ne ho tantissimi. Questi dadi vengono lanciati in base agli attributi dei personaggi, giocanti e non giocanti che siano. Non entro nei dettagli su, diciamo, di ciascuno di questi attributi. Per esempio, questa è la scheda di un mio personaggio, che tra l'altro è pure morto, e abbiamo qua 6 attributi e qua sotto 6 attributi. Questi in alto sono quelle che vengono definite le virtutes, ovvero le abilità innate, mentre queste in basso sono le perizie, quelle che vengono apprese dal personaggio attraverso lo studio e l'addestramento, quindi è quello che si possono anche aumentare prendendo punti esperienza. Focalizziamoci sulla mia perizia preferita, De Societate. Questa perizia viene usata quando il mio personaggio fa delle azioni che riguardano le abilità sociali. Se io dico al demiurgo, il demiurgo sarebbe l'equivalente del Dungeon Master, per intenderci. Se voglio dire al demiurgo che io voglio parlare con l'oste di una locanda per capire se è a conoscenza di determinati eventi, devo lanciare 13. Questo significa che io devo tirare un dado da 13. Per chi non lo sapesse, esistono dadi di tutte le forme e di vario numero, ma non tutti. Non crede che esiste un dado da 13, e qualora esistesse, io non ce l'ho. Quindi in questo caso posso combinare diversi dadi tale per cui la loro somma totale sia 13. Faccio un esempio. Per tirare in questo 13 posso prendere un dado da 10, che viene chiamato D10, e un dado da 3, che tra l'altro il dado da 3 è un normalissimo dado a 6 facce che ha i numeri 1, 2 e 3 ripetuti 2 volte. Posso pure tirare per ottenere questa combinazione, ovvero 13, un D6 e un D7. Come vedete ci sono diverse combinazioni. L'unica regola è che si possono tirare al massimo 3 dadi. Esiste una sola eccezione a questa regola che vediamo dopo. Il mio problema, ma penso che è solamente il mio problema, è che nella foga del gioco, per non perdere tempo, io dovrei trovarmi velocemente una combinazione di dadi. Cioè, tipo, devo tirare 13, devo capire, ok, posso tirare un D6, un D7, ok, tiro. E per me questa è una cosa molto difficile. Certo, qualcuno potrebbe dirmi, se sai quali sono le tue caratteristiche, non puoi tabellarti, per esempio, in un foglio Excel o anche in un foglio di carta, quelli che ti servono. In effetti, uno di noi del nostro gruppo lo fa. Tuttavia, non è così semplice. Concentriamoci sempre su De Societate, ripeto, che è la mia perizia preferita. Vedete che io qua ho queste due cose in più. Queste vengono chiamate specializzazioni. In questo personaggio ho un più uno su ingannare bassi fondi. Cosa significa? Che se io faccio la stessa azione di prima, chiedere informazioni a qualcuno, ma questo qualcuno è un criminale, oppure una lupa, e se non sapete cosa siano le lupe, cercatevele, posso utilizzare la specializzazione bassi fondi, perché mi trovo in un contesto di bassi fondi. E in questo caso, poiché ho questo più 1, posso tirare 14 invece che 13.
Quindi anche qua posso tirare due dadi di 7, oppure un di 10 o un di 4, oppure qualunque altra combinazione possibile, fino a 3 dadi. Quindi la cosa, capite bene, che per me diventa molto complicata, soprattutto quando sono io a fare il demiurgo. Infatti domani sera mi aspetta di masterare questa, perché da demiurgo devo tirare diversi dadi per tutti i PNG. Visto che io sono lento a farmi questi conti, lo ammetto, sono lento a fare questi conti, non voglio rallentare gli altri, soprattutto in un combattimento. E quindi mi sono detto, mi faccio un codice Python che mi faccia questi conti. Il programma è semplice. In un file JSON ho messo i dati che posseggo, perché non voglio che mi generi, diciamo, delle combinazioni e poi magari non ho i dadi. Esempio, se io devo tirare 21, una combinazione di dadi è 3 di 7, ma per me non è un'opzione valida, perché io di dadi di 7 ne ho solamente 2. Li vedete qua? Ne ho solamente 2. Quando il programma viene eseguito, io inserisco il numero che voglio scomporre e lui mi suggerisce tutte le combinazioni possibili, ovviamente, per i dadi che posseggo. Ora vi spiego in maniera grafica il mio algoritmo e poi vediamo come implementarlo. Supponiamo di avere questi dadi che vede a schermo: 2 di 3, 2 di 4, 2 di 6, 2 di 10, 1 di 12 e 1 di 20. E supponiamo che devo tirare 25. Tra tutti i miei dadi che ho, scarto quelli maggiori di 25, in questo caso non ne scarto nessuno, e inizio dal più grande, che in questo caso è il di 20. Quindi eliminiamo il di 20 perché lo abbiamo utilizzato. A questo punto il residuo, quello che mi resta, è 5, perché faccio 25 meno 20 e mi resta 5. Devo ripetere lo stesso algoritmo che finora ho fatto, assumendo che la somma da scomporre a questo punto sia solamente 5. Quindi scarto tutti i dadi maggiori di 5 e parto dal più grande che mi rimane. In questo caso è un di 4. Tolgo un di 4 dalla lista e vedo cosa mi resta, che è, in questo caso mi resta solamente 1, ma da quel che so non esiste il di 1 e quindi non posso andare oltre. Pertanto questa soluzione, ovvero questo ramo della soluzione, non è ammissibile. Ovviamente a partire da questo 5 potrei continuare con gli altri dadi che ho, tipo quelli da 3, per vedere se c'è una soluzione ammissibile, ma non posso farvi tutte le combinazioni perché altrimenti non ce ne usciamo più. E tra l'altro non sono io che voglio fare le combinazioni, voglio che lo faccia il computer per noi alla fine, cioè altrimenti cosa faremmo qua? Facciamo finta di aver esaurito tutte le combinazioni generate a partire dal D20, quindi lo escludiamo e procediamo con il dado più grande che ho, che in questo caso è 1 di 12. Se lo aggiungiamo alla sequenza mi resta 13. Tolgo il 12 dalla lista e vedo qual è il dado più grande che mi resta. Ovviamente il dado più grande che mi resta minore di 13, che è 1 di 10, e mi resta 3. Elimino tutti i dadi più grandi di 3 che mi restano e mi resta solamente 2 di 3. Ottimo, me ne serve solamente uno per finire la sequenza. E questa sequenza è ammissibile perché non ho un resto. Adesso vi mostro un'altra sequenza parzialmente completa, e tra un po' capirete perché parzialmente completa. Arrivando con un residuo di 9 qua, io ho ancora 2 di 3 che ci potrei mettere. Certo, se continuo sarebbe comunque una sequenza non ammissibile, perché mi ritroverei con un resto di 3 alla fine. Tuttavia non ha senso esplorarla oltre, perché già sto utilizzando 3 dadi e non posso andare oltre, perché il limite di dadi è di 3. L'unica eccezione a questa regola è che se non esiste alcuna combinazione di dadi che posso fare con 1, 2 o 3 dadi, allora mi è consentito di utilizzare un quarto dado. In questo albero che vi ho mostrato, almeno una soluzione c'è, che è quella centrale, e quindi non mi è consentito di aggiungere un quarto dado. Perché con un di 12, un di 10 e un di 3 posso tirare 25. Ora, come possiamo implementare questo algoritmo? Possiamo fare un albero. In informatica alberi se ne fanno molti, come quello che vi ho mostrato.
poi lo puotiamo fino a una profondità di 3 e prendo tutte le foglie che hanno un'etichetta 0. Oppure faccio un algoritmo ricorsivo, perché di volta in volta ripasso il numero che deve scomporre e i dati rimanenti. Semplice. Andiamo al codice. La prima parte non fa altro che leggere il file conf.json. Nel file conf.json io tengo le informazioni dei dati. Che dati ho e quanti ne ho. E le informazioni di questo JSON vengono messe all'interno di un dizionario. È vero quello che state pensando. Già la libreria Python, quando legge un JSON, restituisce un dizionario. Tuttavia, nel mio JSON io uso questa rappresentazione. La chiave rappresenta il numero del dato, proprio quante facce è il dato. Il valore della chiave è la quantità, cioè quanti dati ho di quel tipo. Poiché le proprietà degli JSON devono essere delle stringhe, all'interno del mio codice Python, quando leggo il dizionario, devo riconvertire quelle stringhe in interi. Tutto qua. Saltiamo per il momento la funzione ricorsiva. Ho un ciclo while infinito perché a me questo programma serve sempre attivo e non voglio che termini, quindi esca ogni volta che lo uso, perché poi mi servirà magari di nuovo. A questa riga non faccio altro semplicemente di chiedere all'utente il valore del numero che vuole scomporre, e in questa riga mi faccio una lista di dati disponibili. Questo perché io ho un dizionario con chiave per esempio 10 e valore 6. Questo significa che ho 6 di 10. Io quello che voglio ottenere è una lista che abbia 6 copie del numero 10. La stessa cosa che ho fatto nelle slide. Vedete qua, io ho questa lista e qua vedete un dato che ripeto più volte perché mi indica la quantità. E poi richiamo la funzione ricorsiva in questa riga getSolution, a cui passo 3 parametri: il numero dato dall'utente, i dati disponibili e la profondità. In questo caso 3. Significa non andare ad esplorare oltre al terzo dato, perché abbiamo visto che, a meno che c'è un'eccezione, che quella è gestita dopo, non si può fare. Questa funzione ricorsiva restituisce una lista di liste. Ognuna di queste liste contiene una sequenza di dati. Una volta ottenuti i risultati, ordino i risultati in ordine decrescente in base al numero di dati utilizzati. Quindi prima vado a vedere quello con 3 dati, fino alla fine quelli che si possono fare con un dato, se è possibile, ovviamente. Questa è una mia scelta, perché in alcuni casi è meglio lanciare più dati possibili, in altri meno dati possibili, per ragioni statistiche che non sto qua a discutere. E poi queste righe non fanno altro che stampare il risultato in questa maniera che vedete qua a schermo. Ora, come è fatta questa funzione ricorsiva? Lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben trovati pinguini in questo nuovo video di Code Academy. Io sono Valerio e oggi applichiamo la ricorsione in un vero problema con cui mi sono dovuto scontrare in prima persona. Ma prima di cominciare vi invito come al solito di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina per supportare il mio canale. E inoltre, se volete, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo trovate in descrizione. E io colgo nuovamente l'occasione per ringraziare tutti coloro che già lo hanno fatto. E quindi proseguiamo e vediamo com'è fatta questa funzione ricorsiva. Intanto vedete che qua accetta 4 parametri. Il quarto parametro è opzionale e si chiama path. Path identifica il percorso di dati fatto fino a quel momento, che è praticamente un ramo dell'albero che vi ho fatto vedere poco fa. Come ogni funzione ricorsiva che si rispetti, dobbiamo avere 2 cose importanti. Un caso base e una chiamata ricorsiva. Qui in questo caso abbiamo ben 2 casi base. Se il target number, ovvero il numero che dobbiamo scomporre, è esattamente 0,
restituisco quello che finora, diciamo, il percorso che abbiamo fatto finora, che si trova all'interno del parametro pass, e lo restituisco all'interno di una lista. Quindi questa è una lista di una lista. L'altro caso base è se max depth è uguale a 0, perché non possiamo esplorare oltre ai 3 livelli, quindi oltre ai 3 dadi. In questo caso restituisco una lista vuota perché non ho trovato una soluzione ammissibile. La prima cosa che faccio dopo questi casi basi è togliere dalla lista dei dadi quelli, diciamo, che sono maggiori del target, come vi facevo vedere poco fa, e poi li ordino. Inizializzo una lista che conterà tutti i risultati come una lista vuota, perché ricordiamoci che l'output di questa funzione è una lista di liste. Per ogni dado disponibile faccio un ciclo while. Non posso fare un ciclo for, perché la lista, questa lista qua chiamata i myDice, cambia durante l'iterazione, perché dobbiamo togliere un elemento di volta in volta. E se un dado lo tolgo, il ciclo for di Python scogliona, quindi mi serve un ciclo while. La variabile p contiene o una lista vuota, se path, diciamo, il parametro path è non, oppure contiene solamente path. Ripetiamo che path è quello che contiene la lista dei dadi esplorati in maniera ricorsiva fino a quel momento. Prendo il dado più grande dalla lista myDice utilizzando il metodo pop, e questo io lo aggiungo alla lista di p. Se sto usando il dado 12, questo 12 viene tolto e viene messo qua. E adesso, avendo preso questo 12 ipotetico e messo in la lista pass, esploro tutte le soluzioni che posso fare. Faccio una chiamata ricorsiva, quindi a getSolution, che deve fare gli stessi passi fatti finora, ma non utilizzando target number, ma utilizzando target number meno n, che è quello che vi dicevo in sostanza quando vi facevo vedere l'albero. MyDice è sempre quella lista di dati che però si ritrova con un elemento in meno, perché l'abbiamo poppato poco fa. Max depth è, diciamo, ridotto a meno 1 perché dobbiamo tener conto della profondità. Questa funzione in totale ha 3 return. 2 le abbiamo già viste perché vengono, diciamo, gestite dal caso base, mentre un'altra viene restituita quando abbiamo esplorato tutti i dati presenti in MyDice. Perché quando questa chiamata ricorsiva finisce, io posso continuare a esplorare con i dati più piccoli. Vi ricordate poco fa che vi dicevo con il 5 potrei continuare non a partire dal 4, che abbiamo visto che non porta da nessuna parte, ma a partire dal 3? È la stessa cosa. Uno dei casi base restituisce una lista di liste. Questa lista di liste può essere anche ripetuta, perché avendo tanti doppioni di dati posso ottenere la stessa soluzione più e più volte. Quindi quello che faccio è filtrare con questo ciclo for. Controllo se ogni soluzione intanto ha dei dati, perché visto che uno dei casi in base potrebbe restituire una lista vuota, che a noi, diciamo, non serve, e controllo se la soluzione che stiamo considerando non sia già nella lista result. Nel caso in cui sia una nuova soluzione, la aggiungo alla lista dei risultati che viene restituita qui in basso, come abbiamo visto poco fa. Capisco che ci possono essere ancora delle zone d'ombra, quindi vi consiglio di scaricare il codice che ve lo faccio trovare all'interno di un pastebin che troverete il link in descrizione. E vi consiglio di fare delle prove voi stessi e anche andare soprattutto di pari passo utilizzando il debugger. Vi consiglio di ridurre il numero di dadi, altrimenti con il debugger non si finisce più. Da quando gioco all'Ex Arcana, solamente una volta, con i dadi che ho e pensavo di averne tanti, non c'era una soluzione possibile con 3 dadi, ed era il numero 49. Dovevo tirare un 49 e non avevo i dadi. Quando l'ho fatto presente, diciamo, ai miei amici di Contubernium, mi è stato detto che in quel determinato caso si possono utilizzare più dadi. Quindi ho dovuto modificare il mio programma, figuriamoci se riuscivo a farmi il conto mentalmente, per implementare questa aggiunta, che viene gestita proprio in questo punto qua, in cui incremento la variabile depth. Ultima domanda prima che vi lasci. Secondo voi, ChatGPT riesce a fare una cosa così
dal mio punto di vista veramente specifica. Vediamolo insieme. Il mio prompt è stato: mi faresti una funzione in Python che, data una lista di interi e un valore obiettivo, mi trovi tutte le combinazioni di numeri all'interno della lista cui somma è esattamente uguale al numero obiettivo. ChatGPT mi ha generato una soluzione, ma poi ho dovuto aggiungere che deve modificare il codice facendo in modo di limitare la profondità. In effetti, la soluzione proposta da ChatGPT funzionicchia, ma mi restituisce meno soluzione delle mie. Quindi, secondo me, funzionicchia male. E questo perché? Scopritelo voi. Perché, diciamo, secondo me, io per oggi credo di aver fatto abbastanza per questo video. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!